Buongiorno raga, auguri a tutti, oggi è Halloween, auguri, cosa farete oggi? Noi niente, noi lavoriamo e basta. Abbiamo preso le caramelle, se qualche bambino viene e ci chiede, abbiamo preso le caramelle, vediamo se ci vengono a citofonare. Qui non viene mai nessuno, l'anno scorso è venuta una persona. Ogni mattina, raga, non so mai cosa mangiare. Mi faccio col tortino, raga. Tortino che ho fatto l'altra volta senza uova. Allora, cosa mi serviva? Latte, farina, gocce di cioccolato, non ne ho perché mi uso del ciambellone. Cacao amaro. Userò un cioccolatino che lo metterò dentro e mamma mia, aspetta. Ok, cioccolato fondente, miele no, eritritrotolo, come si chiama, ancora non ho capito, e ci siamo. Olè. Si comincia. Ok, raga, dovete sapere, questi sono i cioccolatini miei preferiti in assoluto. Ok, allora cominciamo. Cacao amaro, grammi. Amò, vuoi il mini ciambellone? Vuoi un mini ciambellone? Ok, 4 grammi, 5 di eritritolo, come si chiama. Latte 92. Farina per adesso è 29. Il lievito, poco poco lievito, raga. Dov'è? Di lievito, raga, proprio pochissimo. 4 grammi di lievito ho messo. Ok, farina 29, se non mi scordo. Ora vado a infilare questo dentro. Infilo in friggitrice. Ah, raga, metto 10 minuti per 240. Ok, ora aspettiamo. Ok, raga, cappuccino pronto. Ok, lavo subito questo. Ok, raga, il tortino è fatto. Olè. Non sai cosa ti perdi, King. A me non piace.
piacciono i ciambelloni, ma questi tortini. Poi ho fatto anche il cuore morbido qua. Allora, ora pesiamo. Dieci grammi. Aspettiamo un attimo se scioglie sta cioccolata sopra. Ok raga, assaggiamo. Si staccano, peccato che mi scordo, perché altrimenti l'avrei messo sotto sopra. Mi scordo tutte le mattine che si stacca. Brucia. Raga. Brucia. È amaro, ma è buonissimo. È amarissimo, però è buono. Buona colazione, raga. E ciao. Ok, raga, adesso mangio, sto al lavoro e mi mangerò due di questi. Pranzo, raga. Allora, io ho le verdure che ho fatto ieri. Questa sera ho in mente di fare la pasta con la zucca salsiccia. Ho queste verdure, eccole qui, le scalderò al microonde. C'ho la ricotta, lo stracchino. Lo stracchino posso metterlo nella pasta per farla cremosa stasera. Quindi c'ho la ricotta. Mi mangerò un po' di ricotta con verdure e basta, raga. Vediamo se... questa, come si apre? Oh. Wow. Vediamo se è buona come quella fresca. Raga, io amo la ricotta fresca. È una cosa che proprio mi piace tantissimo. Vediamo, questa è anche ricotta di pecora. Vediamo un po'. Vediamo se è buona come quella fresca, secondo me sì. Lì sto scaldando la Triple King. Come devo fare? Assaggiamo un po' se è buona come quella fresca. È più dura, invece quella fresca proprio, raga, si... capito com'è? Buona! Mettiamo al microonde qui. Però non ce l'ho quello... c'ho quello sciapo. Vabbè, c'ho questo che è uguale. Questo non è sciapo, infatti peserà sicuro di più. 43 grammi. Lo metto in friggitrice. Speriamo che vengano i bambini a citofonare, raga, oggi. Vero, mo? Sai che carini se vengono, gli diamo i biscottini, le cosine, raga. Carini. L'anno scorso, col fatto che stavo a dieta, non abbiamo comprato neanche i biscotti. Pure che hanno citofonato, abbiamo fatto finta che non c'eravamo a casa. Però non c'eravamo biscotti, non c'eravamo cioccolatini in casa, niente.
King, si è fatto dentro, come dico. Ancora un po' umido? Sì. Mi sa che metto un pochino di olio sul pane. Buono. Olè, 4 spossate. Buono, eh? Sì. Come quella fresca che compri, mazza. È la prima volta che prendo questa qui all'Euro Spin, raga. Ed è buona. Ok. Ora di pranzo, eccomi qua, raga. Oh. Mm. E buon pranzo. Mm. Buon pranzo e buon Halloween. Raga, eccomi. Ora mi sono fatta una doccia e mi sono messa a letto con il fono. Ci dirò un bel film horror. Allora, oggi in poche parole siamo stati... Abbiamo fatto una merenda con il ciambellone, con mia madre, tutto quanto. E quindi, raga, niente. Non ceno perché ho mangiato il ciambellone e quindi sono stata con loro. Non ceno perché ovviamente ho fatto una merenda tardi. E quindi, raga, niente. Ora siamo qui. E veramente è dalle 8 che stiamo al lavoro e quindi niente, raga, la cena salta. Il video del ciambellone con i miei genitori non l'ho fatto perché vabbè, stavo con loro. E niente, raga, buon Halloween. Potrei cenare perché un ciambellone, raga, un pezzettino che fa, e però raga, no, preferisco di no. Vorrei che mi si chiude un po' lo stomaco per ricominciare la mia dieta, dico la verità. E quindi niente, non fate come me che non ceno, mangiate, anzi visto che è Halloween mangiate anche per me.